Si tratta innanzitutto di un bando che andrà a sostenere gli investimenti produttivi nelle zone del cratere, che possono essere nuovi investimenti oppure ammodernamento o ampliamento di quelli già esistenti. Poi questo cuberà circa 10 milioni di euro. Poi un altro di 15 milioni di euro a sostegno delle filiere del Made in Italy, andranno a premiare soprattutto le aggregazioni tra imprese per investimenti che vanno sia dalla digitalizzazione, comunque insomma sostegno all'innovazione, ma anche un aiuto al posizionamento o riposizionamento nei mercati internazionali. E poi c'è un bando particolarmente innovativo che va a sostenere le imprese sociali, 6 milioni di euro che insomma cercheranno queste imprese ad erogare dei servizi ancora più evoluti ai nostri cittadini, soprattutto quelli più anziani. C'è anche una novità, un camper che sta per partire e che farà il giro delle aree interne delle Marche. A che cosa servirà? Beh, servirà proprio a dare informazioni ai cittadini, anche agli imprenditori. Stiamo pensando di fare qualche giro anche nelle aziende e quindi illustrare sia quelli che sono i bandi della programmazione comunitaria esistente, ma anche ovviamente alle risorse aggiuntive che il governo precedente ci ha dato.